08:56, buonasera, benvenuti a quest'ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo subito con la politica, perché con l'accordo tra PD, Forza Italia e Movimento 5 Stelle si va verso la nuova legge elettorale, il modello alla tedesca, proporzionale con sbarramento al 5%, uno sbarramento che ovviamente non piace alle forze minori come quella di Angelino Alfano, ma anche all'interno del PD ci sono dei malumori. Vediamo. Con l'ultima tranche d'incontri sembra ormai blindato l'accordo tra PD, Forza Italia, Lega e 5 Stelle sulla legge elettorale, sistema di tipo tedesco proporzionale con soglia di sbarramento al 5%. Decisi anche i tempi, le nuove regole devono essere approvate entro il 7 luglio, data del voto finale in Senato. Un timing compatibile con il voto anticipato in autunno, le urne insomma sembrano sempre più vicine, ma se i partiti più grandi trovano l'intesa non mancano i dubbi degli altri, a cominciare dai centri. Tristi di Alfano, rassegnato, ci aggregheremo, promette, ma non capisco tutta questa fretta da parte del PD, rischia di costare miliardi all'Italia con il voto che arriva a ridosso della legge di stabilità. Mal di pancia anche tra i democratici, con la minoranza orlandiana che si astiene sulla proposta del segretario di adottare il proporzionale tedesco, approvata comunque dal partito. Prima della direzione, 31 senatori dell'area orlandiana si erano sfilati presentando un documento contro le elezioni anticipate su un salto nel buio alla linea. Ma Renzi in direzione risponde: non è una minaccia ma democrazia, e aggiunge: il modello tedesco non era il nostro preferito, ma per senso di responsabilità non si può rifiutare un'intesa con i partiti più grandi, è quello che ha chiesto Mattarella. Passaggio parlamentare con fiducia domani alla Camera per la cosiddetta manovrina, quella richiesta da Bruxelles per la correzione dei nostri conti pubblici. Il testo contiene anche la riforma dei voucher che ha suscitato polemiche, come è avvenuto anche per la scelta di concedere 4 milioni di finanziamento al Teatro Eliseo di Roma gestito da Luca Barbareschi. Ma la vera partita si giocherà con la manovra d'autunno, che dovrà nuovamente congelare le clausole di salvaguardia, come l'aumento dell'IVA, e a proposito della quale Padoan ha detto, avvertendo Bruxelles, che in 4 mesi non si possono fare riforme. Siamo pronti ad ogni situazione, ha replicato Moscovici, le elezioni non sono mai un problema. Parliamo adesso del futuro dell'Ilva, perché ci sono ben due gruppi interessati all'acquisto dell'importante impianto siderurgico italiano. Sappiamo però che in entrambi i piani industriali sono previsti esuberi. Vediamo. Dall'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico sul futuro dell'Ilva, convocato dal governo tutti i sindacati, sono usciti più che delusi. Carlo Calenda, il ministro, li ha informati che il gruppo siderurgico sarà venduto alla cordata italo-indiana Arcelor Marcegaglia. Costo dell'operazione 1 miliardo e 800 milioni e 5.000 esuberi complessivi in tutti gli impianti italiani, che in totale impiegano oltre 14.000 addetti tra Taranto, Genova, Novi Ligure, Marghera, Patrica e Racconigi. In pista c'era anche un'altra proposta d'acquisto presentata da Acciai Italia, l'alleanza tra Cassa, Depositi e Prestiti, gli indiani di Jindal, il gruppo italiano Arvedi e la holding della famiglia del vecchio Delfin. Ma in termini di riduzione dei posti di lavoro le cose non sarebbero comunque cambiate. Arcelor Marcegaglia prevede di far scendere i dipendenti a 9.400 nel 2018 e arrivare a 8.400 nel 2023. Acciai Italia punta invece a tagliare subito 1.800 posti per poi ricominciare ad assumere fra 5 anni. In entrambi i casi i tagli riguardano anche il costo del lavoro medio e il congelamento dei salari per 7 anni almeno. Domani mattina a Taranto i sindacati provinciali parteciperanno al consiglio di fabbrica straordinario. Giovedì il confronto riprende invece al Ministero di Via Veneto. In Gran Bretagna è stato pubblicato un sondaggio che potrebbe essere anche risultato della deludente performance tenuta ieri sera da Theresa May durante un'intervista televisiva. Secondo YouGov, l'8 giugno i Tory potrebbero perdere fino a 20 seggi, mentre i laburisti di Corbyn ne guadagnerebbero 30. Se le cose andassero così, mancherebbe la maggioranza proprio al partito della Premier, che ha scelto di andare a elezioni anticipate per guadagnare una maggioranza parlamentare ampia e avere così le mani libere durante le trattative per la Brexit. Negli ultimi giorni la forbice che separa i laburisti dai conservatori si è assottigliata fino ad arrivare al 6%.
Andiamo negli Stati Uniti, dove Donald Trump oggi ha incontrato i candidati per la poltrona di capo dell'FBI, quella poltrona sulla quale sedeva fino a poco tempo fa James Comey, che come sapete è stato licenziato da Trump anche perché si stava occupando del Russiagate. Russiagate che è arrivato fino al cerchio più stretto del presidente, al genero Kushner, che oggi ha fatto sapere di essere pronto a collaborare. E poi ci sono i rapporti mai semplici con Angela Merkel. Il servizio. Le relazioni con gli Stati Uniti sono di importanza capitale. Angela Merkel oggi prova a ricucire i rapporti con Donald Trump, ma le divergenze rimangono ampie, soprattutto per la volontà americana, non ancora comunicata ufficialmente, di uscire dagli accordi sul clima. Anche dalla Casa Bianca arriva una mezza mano tesa per bocca del portavoce di Trump, Sean Spicer, mai molto apprezzato dal presidente, vittima di una riforma della comunicazione, che vedrà il comandante in capo partecipare in prima persona a molte conferenze stampa. Il rapporto tra la cancelliera tedesca e Trump, sostiene Spicer, è incredibile, nonostante poche ore prima in un tweet il presidente avesse chiarito a modo proprio la materia del contendere con i tedeschi. Abbiamo un deficit commerciale enorme con la Germania, ha scritto Trump, inoltre loro pagano molto meno di quanto dovrebbero alla NATO, molto male per gli Stati Uniti, questo cambierà. Sul fronte del Russiagate, il genero di Trump, Jared Kushner, si dice pronto a collaborare per far luce sui suoi incontri sospetti con l'ambasciatore di Russia a Washington, Kislyak, e con il banchiere Gorkov. Siamo negli Stati Uniti. Il ministro per il commercio, Wilbur Ross, ha annunciato a sorpresa di essere pronto a riprendere i negoziati con l'Unione Europea sul TTIP, il trattato per il commercio appunto tra il nostro continente e quello americano. L'Unione Europea, ha detto, è uno dei nostri più importanti partner. Qualsiasi negoziato legale dovrà appunto essere condotto a livello europeo e non con le singole nazioni. Cosa c'è di strano è che va in completa opposta direzione rispetto a quanto finora detto e fatto da Donald Trump. E adesso ci occupiamo di sport, di calcio, perché saranno Carpi e Benevento a giocarsi in due giornate con i play-off l'accesso alla Serie B, e poi intanto, finito il campionato, che cosa accade? Il solito valzer delle panchine. Sono gli allenatori a tenere banco in questa settimana che ci introduce all'attesissima finale di Champions. Così mentre Massimiliano Allegri prepara la sua Juve alla supersfida di sabato prossimo contro il Real Madrid, Maurizio Sarri è stato insignito oggi del premio Bearzot, dove ha annunciato di voler portare a termine il lavoro iniziato a Napoli. Vincenzo Montella invece ha firmato il prolungamento del contratto che lo legherà al Milan sino al 2019. Felice a metà però il tecnico, dettosi in apprensione per lo stop momentaneo dato dallo staff medico rossonero al neo acquisto, che sì, con una proroga di 2 o 3 giorni necessaria per effettuare ulteriori accertamenti prima di poterne ratificare il contratto. Coda velenosa invece per l'addio di Luciano Spalletti alla Roma. Il tecnico, promessosi da tempo all'Inter, si è congedato adducendo il mancato rinnovo a questioni legate all'oramai ex capitano Francesco Totti. Qualcuno che ha voluto poi anteporre una guerra interna fra me e Totti che non esiste. Perché io quei fischi lì non me li merito, per come sono fatto e per come ho lavorato. Secondo me non abbiamo remato tutti dalla stessa parte. 1:04, questa era l'ultima notizia di questa edizione. Domattina alle 7, come sempre, si ricomincia con Omnibus News. Buonanotte, arrivederci.